Siamo da Kenda e Daniele. Ciao. Vogliamo concentrarci su una gomma che in realtà non è una novità assoluta, perché la Kenda Booster è stata presentata lo scorso anno, però a mio avviso è stata data poca attenzione a questo modello, perché è un modello veramente interessante sia come disegno che come peso e come costruzione. Allora, questa Kenda Booster è una gomma all round, scorrevole ma non troppo leggera, diciamo, troppo scorrevole. È una gomma giusta un po' per tutte le stagioni, pensata per i terreni asciutti, ma che va bene anche sul misto. Questa gomma è prodotta con due tipi di carcassa: quella semplice TR, come vedete qua, quindi un po' più leggera, e il peso è intorno ai 600 grammi scarsi, diciamo, e invece la SCT, cioè quella con i fianchi protetti, che pesa intorno ai 670 grammi. Parliamo di una versione da 29x2x2, quindi il peso è realmente interessante, trattandosi di un modello con spalla protetta. Diciamo quindi sui pesi più leggeri delle gomme protette per il cross country marathon. Come vedete, il disegno di questa gomma è un disegno molto particolare, perché ha i tasselli laterali abbastanza aggressivi e c'è anche abbastanza spazio tra i tasselli, quindi dovrebbe scaricare anche abbastanza bene. Al centro invece i tasselli centrali sono un po' più fitti e non troppo alti, quindi dovrebbe donare anche un'ottima scorrevolezza. Questa è la gomma utilizzata dal team Bianchi Canterville, quindi Stefano Tempiena, con le Dani e Chiara Teocchi, per le gare diciamo nella mezza stagione principalmente, o comunque all'anteriore. Si usa spesso all'anteriore questa gomma. La sezione non è gigante, non sappiamo i millimetri ancora di preciso, però è una sezione media, né troppo abbondante né troppo stretta. E in Kenda però la consigliano, volendo, quando, soprattutto se magari c'è un terreno un po' più morbido, con la Regolit all'anteriore, ma non questa da 2,4 che vedete in questo caso, non è esposta questa gomma, però c'è anche la versione da 2,2 da più da cross country, sempre con carcassa SCT o TR. Questa, diciamo, un po' più aggressiva, che si può utilizzare volendo con una booster al posteriore e all'anteriore questa. A nostro avviso però l'abbinamento anteriore e posteriore della Kenda Booster va un po' bene in tutte le stagioni. Come vedete, queste ce le hanno date proprio adesso in Kenda da testare, e le proveremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e poi vi racconteremo un po' meglio le sensazioni e tutti gli altri dettagli di queste gomme. Quindi restate connessi se ne volete sapere di più delle Kenda Booster. Ok, continuiamo il nostro giro. Continuiamo il nostro giro tra gli stand. Ciao.